Stasera parliamo di tre volumi, ve li facciamo vedere qui in queste riprese un po' approssimative, comunque si vedono. La Sicilia è terra nostra, valorizziamola. E un altro volume, Sicilia Nische Respete, e poi Eolie, il mare in bocca e il dolce dormire. Sono tre volumi a cura del professore Aldo Palmeri, che questa sera abbiamo il piacere di incontrare qui all'hotel Arciduca. E allora, questo legame con le Eolie, voglio dire, è un legame che dura da tantissimi anni. Lei è veramente un innamorato di queste isole? Ma innamorato da sempre delle Eolie, fin da ragazzo sono sempre venuto. Quando potevo scappare venivo nelle Eolie, preferivo di andare altrove, anche se per la mia attività che svolgevo ho girato un po' tutto il mondo. Questi tre libri, partiamo da quello, ecco, Eolie, il mare in bocca e il dolce dormire. E descrive lei, se, prima descrive in generale tutte le Eolie e la parte storica, dopo descrive le singole isole e mentre si descrivono le isole vengono intramezzati i discorsi da i vari ristoranti, alberghi ed eccellenze siciliane. Molte di queste hanno una menzione, dunque sono soltanto descritte. Fra tutti questi locali descritti, diciamo i migliori qua nelle Eolie sono tutti eccellenti, ma dico quelli che a mio giudizio, a giudizio della stampa, hanno più successo, sono stati premiati con una corona oro dal Club Corone Sicilia. Ecco, per quanto riguarda. Poi invece la Sicilia è terra nostra, valorizziamola, Eccolo qui. e descrive le bellezze delle 9 province siciliane, delle isole Eolie e dell'Ega di Pantelleria. Qua è dedicato più spazio alla storia dei vari paesi, alle varie chicche, ma anche in questo volume vengono descritti, diciamo, i vari locali, e con locali intendo sia alberghi, ristoranti, trattorie, pure anche case di moda o scultori siciliani. Difatti vengono selezionati con tre premi ai migliori ristoranti, ma più che migliori, diciamo, caratteristici, che abbiano qualcosa di sicilianità veramente, che uno entrando dice sono in Sicilia, vengono premiati con la corona oro. Mentre diciamo, il mangiare da strada è premiato con la trinacria e le chicche siciliane, come delle particolari boutique, stiliste, scultori, vengono premiati con la coffa siciliana. Poi c'è l'ultimo libro. L'ultimo libro sono le ricette della cucina siciliana scritto in Ecco tedesco. perché ricordiamo le Eolie Sì, e la Sicilia in e Germania, difatti no? in Vanno sempre forti. Germania, perché ho fatto questo libro? Perché molti amici delle Eolie mi dicevano: ma a noi piacerebbe avere una nostra ricetta scritta in tedesco con un nostro ricordo. E allora, se noi sfogliamo proprio il libro, è dedicato alla Sicilia. Difatti, già all'inizio si vede già. Sì. Questa è la Sicilia fatta in marzapane da una ditta di Agrigento. Insomma, Poi ci sono di. abbiamo tutte le Sicilie fatte, questa è messinese con la pignolata, l'altra con le nocciole di Tortorici e altre Tutte le sono di eccellenze. eccellenza. Poi ecco, cominciano la discussione dagli antipasti. Tra gli antipasti noi troviamo le sardine a beccafico, Vabbè. che è un piatto fatto da un ristorante proprio qua di Lipari, da Bartolo a Bartolo, Lipari. sì. Ed ecco che c'è la fotografia della nonna
fa questo piatto e la ricetta descritta. Professore Palmeri, lei è anche chiaramente è stato per tanti anni direttore del turismo della regione siciliana, molti la conosceranno per questo, per questa sua attività alle Eolie, però è anche un affermato critico No, gastronomico. c'è quello. E quindi, ma Da qual è 18 anni il questa. piatto eoliano che lei predilige di più? Dai, lei ha parlato di del beccafico, Guarda, però, io quelli che preferisco di più sono i raviolini ecco. fatti in casa, diciamo, ripieni di cernia e conditi col pomidoro a picchio pacchio e il gambero, diciamo, di nassa Certo, delle delle Eolie Eolie. proprio. Lei, tra l'altro, sta per scoprire anche la cucina dell'Hotel Arciduca, no? Ma Sì, questa è l'Hotel una. Arciduca posso dire che ha fatto un grande acquisto. C'è da quest'anno uno chef palermitano, Giulio Schillaci, che è veramente bravissimo. Non ha avuto la stella Michelin, ma io stasera gli conferirò la Corona E Oro. anche, voglio dire, se è palermitano, è chiaro che è un esperto della cucina Sì, eoliana, no? ma già lui a Palermo faceva dei piatti Esatto, eoliani. perché poi voglio dire, gli ingredienti sono sempre Sì, quelli lì, sono sono quelli sempre gli stessi, mediterranei. sono quelli, ma diciamo rivisitata in chiave oliana, io li chiamerei. Ma torno a dire, qua nelle Eolie ci sono moltissimi piatti veramente gustosi e sceneticamente ben Professore, per preparati. concludere con i suoi libri, comunque non è che tutto finisce qui, ma questi libri chiaramente saranno presentati a New York, mi diceva, no? Sì, questo già il primo, la Sicilia è terra nostra, valorizziamola, che esce in tre formati, è in lingua italiana e in lingua inglese. E mia figlia Simona Palmeri l'ha presentato a Manhattan il 15 novembre. Sì, ma adesso andranno un po' in giro in tutto il mondo. Grazie, Devono grazie della andare in sua. Brasile e così via. Grazie, grazie della sua attività. Lei è una sorta di Sì, ambasciatore di queste isole e della sì. Sicilia. Mi piacciono moltissimo e spero di riuscire a fare qualcosa.